Dasha Kina, la fidanzata di Stefano Sala pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP 2018? La modella ucraina potrebbe in settimana varcare la Porta Rossa per incontrare il fidanzato che, proprio all'interno della casa, sta vivendo una simpatia molto forte verso Benedetta Mazza. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la bellissima modella ha raccontato di non conoscere bene Benedetta Mazza, ma di non condividere minimamente il suo comportamento all'interno della casa con Stefano Sala. Non la conosco così bene per dire se questo è il suo normale comportamento con i ragazzi che vede come amici o se ci sta veramente provando, ha precisato la modella ucraina che, proprio parlando delle sue origini, ha detto: "Siamo diverse. Io però non potrei mai immaginarmi di comportarmi come fa lei con un mio amico, anche se fosse un amico che conosco da tutta la vita. C'è un proverbio italiano che dice in chiesa coi santi e all'osteria coi ghiotti. Ecco, potrebbe essere adatto a lei. In caso di tradimento lo saluterò per sempre. Non solo bella, ma anche sicura di sé. Dasha Kina non ha alcun dubbio e alla stampa ha dichiarato: "In caso di tradimento, statene certi, lo saluterò per sempre e sparirò". La modella, infatti, ha precisato che non potrebbe mai stare con qualcuno che non rispetta lei e la storia d'amore. La relazione tra la modella e Stefano Sala va avanti da diverso tempo, un amore importante visto che i due hanno vissuto per 7 mesi insieme condividendo ogni cosa. "Non ho mai avuto ragioni per non fidarmi di lui", ha detto la modella, che ultimamente ha vissuto dei piccoli problemi di salute che hanno spinto la redazione del Grande Fratello VIP a renderne partecipe il fidanzato Stefano Sala. Problemi di salute per Dasha Kina. Il modello ha così potuto parlare con la sua ragazza, bloccata in Ucraina per dei problemi di salute. Il ragazzo è apparso da subito preoccupato: "Quando ci sono problemi di salute tutto viene in secondo piano. La mia compagna ha avuto un problema di salute. Risolvibile. Non posso dire niente". Successivamente Stefano Sala ha colto l'occasione per precisare il suo rapporto con Benedetta Mazza: "Il rapporto con Benedetta è bellissimo, molto affettuoso. La conoscevo anche prima di entrare al Grande Fratello, ma non così profondamente. Per me è un punto di riferimento, ma la considero solo una grande amica. Mi spiace che dall'esterno questa situazione sia stata travisata. Sicuramente se non fossi stato fidanzato avrei agito in un altro modo, ma tengo a far sapere che nella telefonata con Dasha ci siamo detti ti amo, una cosa che anche Benedetta sa". A questo punto non resta che sperare che la bella Dasha possa entrare al più presto nella casa del Grande Fratello VIP 2018 per riabbracciare il suo amato Stefano. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.